Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Stanotte voglio parlarvi di quello che è successo ieri a Milano. Il fatto sicuramente lo sapete. Un 46enne con un coltello ha ucciso una persona in un centro commerciale e ne ha ferite altre 4. E lo voglio fare, voglio parlare di sta cosa con un fare molto polemico. So benissimo che tanti dicono che adesso non è il momento di far polemica e cose del genere. Ma se non la facciamo adesso, che la cosa è calda, quando dovremo farla? Fra una settimana, fra 2 settimane, quando ci sarà l'ennesimo scandalo del calciatore oppure altre puttanate simili e l'opinione pubblica dimenticherà clamorosamente questa cosa. Ok? Di certe cose bisogna parlarne adesso, quando sono calde, quando i riflettori sono accesi, perché sennò non ne usciremo più. Questo fatto per me ha un déjà vu, è un déjà vu, e non tanto perché ci sono state cose analoghe in passato. Il 46enne ha detto che ha fatto questa cosa con problemi psichici, eccetera, eccetera, ha fatto questa cosa perché non era felice e invidiava la felicità degli altri. Cose del genere sono già successe in passato. Mi ricordo un tipo che ha ucciso una coppia perché la vedeva felice e diceva perché io sono così triste, ma ci sono anche altri fatti analoghi, cose molto simili successe. Ma il déjà vu, più che altro l'ho visto su un'altra cosa. Una cosa che si sono subito affrettati a dire è che nulla faceva presagire a un epilogo del genere, perché sì, quest'uomo aveva problemi psichici. Hanno detto che spaccava oggetti in casa, era autolesionista, che certo, hanno detto una settimana fa è andato in pronto soccorso perché si era fatto male da solo in maniera molto violenta, oppure rovesciava le biciclette per strada, rompeva oggetti, cose del genere, però non aveva mai fatto male agli altri. Cioè, nessuno avrebbe potuto dire una cosa del genere. E a me sta cosa ricorda tanto quando, che ne so, si uccide una persona e tutti dicono: sì, era un po' depresso, ma mai avrei immaginato una cosa del genere. Oppure quando c'è un femminicidio, quando ci sono atti violenti, uccisioni violente, cose del genere, che tutti dicono: sembrava tanto tranquillo, qualche screzio in famiglia, ma. E allora capite che c'è qualcosa che non torna, perché è sempre la stessa cosa. Tutti dicono: non pensavamo che si arrivasse a tanto, però alla fine si arriva sempre a quel tanto. Però le considerazioni si fanno sempre dopo, non si fanno mai prima. E lo so che molte persone adesso pensano: eh vabbè, ma chi è che non litiga a casa? Chi è che non scaraventa qualcosa a casa? Chi è che non fa certe cose a casa? E il problema, sapete qual è? Che è sempre più frequente questa cosa. Ricorrere alla violenza come valvola di sfogo. È sempre più frequente questa cosa. E una cosa che mi chiedo è: fortunatamente sono pochi i casi che arrivano a un epilogo come quello di ieri. Ma quanti liti in famiglia avete sentito, avete letto di quanti liti in famiglia, magari nell'appartamento sotto il vostro, nello stabile vicino? Cioè io stesso ho visto gente che si menava al supermercato, al casello dell'autostrada, non vi dico cosa ho visto in questi anni, perché cioè, ho sempre pensato che è un miracolo che non succeda qualcosa praticamente tutti i giorni. Il problema è che siamo sempre più incivili, secondo me, sempre più violenti. E cioè, chiaramente non possiamo non rinchiuderci tutti, ok? Però è andato di fatto, basta vedere anche il traffico per strada, siamo sempre più animali, corriamo sempre più veloci, sempre più di fretta, sempre meno rispetto per l'altra persona. Basta vedere anche su Facebook. Provate a vedere quando una persona fa un post, un VIP, un cantante fa un post. Spesso e volentieri arrivano commenti senza senso di una violenza inaudita.
e che generano parole, offese, offese degli uni contro gli altri. E uno dice: sì, ok, però tanto sono confinati a Facebook, però sono sempre di più. E alla fine, come si può ben vedere, non restano confinate magari a Facebook, escono. Perché dopo quel germe di pazzia non è uguale per tutte le persone. C'è chi non si accontenta di fare un post, di offendere qualcuno, c'è chi dopo, purtroppo, mette in pratica le cose. E sono sempre di più quelle persone che mettono in pratica. Io non ho chiaramente una soluzione. È facile dire doveva essere seguito e cose del genere. Però bisognerebbe farlo. Bisognerebbe non pensare, speriamo che non succeda. Non possiamo andare avanti con la speranza che non facciano queste cose. Speriamo che non viene escandescenza. Speriamo che non succeda questo. È come quando c'è una donna che magari denuncia il marito, che dice: ma già ha messo le mani addosso una volta. Va dalla polizia, dai carabinieri, denuncia la cosa. Però non fanno niente. La si vive nella speranza che non lo faccia un'altra volta. Ecco, bisogna bloccare questa specie di catena di montaggio di questi fatti che accrescono sempre di più. Sempre di più. Fortunatamente non tutti arrivano, ripeto, a un epilogo come quello di ieri, però sono sempre di più. Sono sempre di più gli episodi di violenza, sono sempre di più gli incidenti per strada. Io vivo vicino a un ospedale. Vi dico che negli ultimi 2 anni sento c'è stato un aumento costante delle ambulanze che partono, di incidenti che vedo e cose del genere. Non bisogna, secondo me, vivere con la speranza, ripeto, che non succeda qualcosa. Bisogna cercare di capire che stiamo veramente andando verso una specie di caos totale, dove non ci sono regole, dove tutti possono dire tutto, tutti possono offendere, tutti possono alzare le mani e cose del genere. E forse è questa la soluzione. Dovremmo tutti fare un passo indietro. Nel nostro piccolo cercare di dare il buon esempio e non aizzare sempre, non e capire che la violenza, in ogni sua forma, anche minuscola, non è mai comunque la soluzione. È questo il fatto. E buonanotte.